Sì, mi è stato chiesto nel 2013 di fare qualcosa che ricordasse le vicende del confine orientale, qualcosa intendo dire una scultura, un obelisco, qualcosa che insomma fosse un segno da mettere. L'idea era quella di metterla nella piazzale Carso, ma io ho pensato invece che dovesse in questa operazione dovesse centrare il mare, perché il mare è il mare Adriatico, un mare che unisce, un mare di antiche memorie, e quindi ho pensato che proprio la diga del porto fosse il luogo più adatto per questa operazione di ricordo e di memoria. E queste masse di pietre, che tra l'altro sono pietre di Istria, quindi hanno già un loro significato simbolico, queste pietre e questi massi sono dei volumi e mi hanno ricordato dei libri, insomma, quindi ho pensato che bastava aggiungere a questi massi delle targhette di ottone col nome dei libri, dell'autore, del titolo, per far sì che questa scogliera si trasformasse in una gigantesca biblioteca, ecco, l'intitolata Biblioteca di Pietra. Gli autori sono circa 30 scrittori, sono tutti di quelle zone, non solo italiani ma anche croati e sloveni, che hanno in qualche modo interpretato l'ansia del confine, non solo nelle vicende della guerra, ma anche prima, Svevo, Michael Steider, cioè tutti quegli scrittori che hanno colto l'inquietudine di quelle terre. Quindi io ho voluto dare un segno di pace, insomma, quindi ho voluto anche che insieme agli italiani ci fossero anche gli appunto sloveni e croati, perché pur da parti opposte hanno vissuto il conflitto in modo tragico.